Ciao a tutti, io sono Valentina, alias Tonda Mente, e oggi finalmente introduciamo l'argomento forme del corpo. Ciao a tutti carissimi amici e amiche e bentornati in questo nuovo video. Prima di cominciare vorrei dirvi qualcosa di importante che viene dal profondo del mio cuore, e cioè che sto seguendo tutte le vicende che si stanno susseguendo in Italia, quindi tutto quello che sta succedendo nell'ultimo periodo, e volevo dirvi che vi sono vicina, che posso solo immaginare quello che voi stiate passando, ma anche proprio lo sconforto e il senso di non poterne uscire, di cose che si ripetono all'infinito, no? Capisco che in questo momento sia difficile parlare di speranza, ma dobbiamo tenere duro. Quindi, prima di dire qualsiasi altra cosa nel video di oggi, volevo dirvi che davvero sono con voi e spero nel mio piccolo di tenervi compagnia in questo duro momento. Poi volevo dire anche un'altra cosa, volevo fare un ringraziamento a tutti coloro che dopo lo scorso video si sono andati a iscrivere sul nuovo canale. Ebbene sì, perché forse alcuni di voi non hanno visto lo scorso video che si intitolava Isole Canarie eccetera eccetera, quindi magari i non interessati alle Canarie non sono neanche andati a vederlo, però la novità è che io e marito abbiamo aperto un secondo canale che parlerà in maniera particolareggiata della nostra vita alle Canarie. Si chiama Mi Sto Viaggiando Addosso, potete trovarlo al link che vi lascio qui in sovraimpressione, anche qui sotto in info box, ma comunque già tantissimi di voi si sono andati a iscrivere, quindi adesso ci seguite anche da quell'altra parte e io vi ringrazio perché siete sempre stupendi, mi fate sempre sentire al massimo il vostro sostegno e quindi evviva, grazie. Ma veniamo a questo punto all'argomento di oggi. C'è tanta roba, abbiamo tantissime cose da dire, è un argomento molto vasto e complesso che va un po' a completare e continuare il nostro percorso nel magico mondo della consulenza d'immagine o comunque per quanto riguarda i consigli di stile e bellezza. Le forme del corpo. Era da un bel po' che vi avevo preannunciato di volervene parlare. Ebbene, il momento è arrivato, quello di oggi sarà un video introduttivo, come sempre procediamo per gradi, come abbiamo già fatto con l'armocromia. Non vi dirò tutto in una volta perché altrimenti facciamo troppa confusione, però ecco, oggi introduciamo le 5 principali forme del corpo femminile, vi spiego un po' come funziona, di che si tratta, insomma, seguitemi. La teoria delle forme del corpo si basa sul fatto che, beh, non siamo tutte uguali. Basta guardarvi un attimino intorno, osservate le altre donne, dico donne perché poi per le forme del corpo maschile c'è da fare un altro discorso. Soffermiamoci invece sul corpo femminile, guardate le altre donne, effettivamente noterete che alcune hanno gambe sottili, altre un seno abbondante, qualcuna avrà la vita stretta, altre no, qualcuna tenderà ad avere magari le cosce un pochettino più morbide o la pancia pronunciata, qualcun'altra invece avrà la pancia particolarmente piatta ma magari tenderà a mettere peso nella parte superiore del corpo. Insomma, i corpi sono tutti diversi, non smetterò mai di ripeterlo su questo canale. Lo abbiamo detto tante volte, lo diciamo anche in merito ad un discorso di body positivity, cioè non esiste un corpo giusto o un corpo sbagliato, non esistono corpi di serie A o di serie B, quindi anche per quanto riguarda il discorso forme del corpo, chiaramente non faremo una classifica, cioè non esiste una forma del corpo che sia meglio di un'altra, questo è bene metterlo subito in chiaro. Per quanto poi riguarda noi, le cicciottelle, le ragazze curvy, plus size, morbide, eccetera, eccetera, beh, vale lo stesso discorso, pur con lo stesso numero sulla bilancia, quindi pur pesando lo stesso numero di chili, spesso si noterà
che abbiamo davanti due corpi completamente diversi, proprio perché il grasso tende a distribuirsi in maniera diversa a seconda della persona. Ma cosa intendiamo esattamente quando parliamo di corpo femminile? Parliamo in realtà di qualcosa di molto tecnico, quasi scientifico, ovvero della combinazione finale della struttura scheletrica, quantità e distribuzione dei muscoli e distribuzione del grasso corporeo. Ma a questo punto qualcuna di voi obietterà: sì, ma a cosa servono le forme del corpo? Cioè, nel senso, una volta che ho scoperto di essere una mela piuttosto che, non so, una clessidra, a me che mi cambia? Beh, come vi ho preannunciato all'inizio, le forme del corpo si applicano soprattutto per quanto riguarda la consulenza d'immagine e quindi sostanzialmente ci serviranno per prendere consapevolezza di noi e del nostro corpo e di conseguenza per far risaltare i nostri punti di forza, ad esempio quando andiamo a scegliere l'outfit. Prima di entrare nel vivo però vorrei fare un'ulteriore precisazione, e cioè che sì, questi sono consigli di moda, consigli di outfit, per l'appunto consigli su come valorizzare al meglio la propria figura e il proprio corpo, però non sono dogmi assoluti, non sono leggi che la donna è tenuta a rispettare. Ognuna di noi, in quanto donna, e su questo canale lo diciamo spesso, è libera di indossare quel cavolo che gli pare, quello che la rende felice, anche se magari tecnicamente o teoricamente le sta malissimo. Chi se ne frega? Io lo dico sempre, noi dobbiamo imparare a toglierci i nostri sfizi e imparare soprattutto a fregarcene del giudizio altrui. Quindi prendete quanto sto per dirvi come un consiglio e non come un'imposizione. Prendetele come informazioni che quel giorno che vorrete sentirvi particolarmente carine, che vi vorrete sfiziare magari un po' con abbinamenti eccetera, ecco, potrete utilizzare uno strumento per rendersi al meglio, ma ecco, ripeto, non una legge da osservare a tutti i costi, assolutamente no. Dunque avremo 5 grandi tipologie di forma del corpo femminile: l'ovale, la pera o triangolo, il rettangolo, la mela o triangolo invertito e infine la clessidra. Adesso vedremo le caratteristiche specifiche di ognuna di queste forme del corpo, ma come possiamo fare per capire qual è la forma che ci appartiene? Beh, bisogna spogliarsi, nel senso rimanere in reggiseno e mutandina, ecco, mettersi davanti allo specchio e mettere da parte i pregiudizi su noi stesse. Ebbene sì, perché alcuni studi dimostrano che le donne allo specchio si vedono diverse da come sono. Ad esempio, c'è uno studio che dice che noi tendiamo a vedere le nostre cosce, sempre più grosse di quello che in realtà sono. Quindi bisognerà essere oggettive, oneste con se stesse. Come dicevo, mettersi davanti a uno specchio e osservarsi per bene, dalla testa ai piedi, facendo particolare attenzione alle proporzioni, alla misura delle nostre spalle, dei nostri fianchi, del nostro punto vita, andando a guardare dove accumuliamo di più il grasso, quindi dove tendiamo ad ingrassare maggiormente, in quale zona del corpo, guardare la forma della propria pancia. Questi sono tutti indizi che ci possono aiutare. Oppure, nel caso non si riesca a fare questa analisi da sole, perché magari non si riesce a essere appunto obiettive con noi stesse, ci si può rivolgere a un'amica oppure, meglio ancora, ad una consulente d'immagine. Partiamo quindi con le caratteristiche specifiche della donna ovale. Questa forma del corpo ha il peso distribuito in maniera abbastanza omogenea, soprattutto nella parte alta e centrale del corpo. Appunto, lo dice il nome stesso, si tenderà ad avere proprio la forma di un ovale. Spalle morbide, non squadrate ma piuttosto tondeggianti. Braccia tornite e vita non particolarmente definita. La massa grassa della donna ovale tenderà a depositarsi dunque maggiormente su pancia, schiena e sulle cosiddette maniglie dell'amore. Le gambe in genere si presentano invece abbastanza sottili e snelle. Avremo poi la donna pera o triangolo.
anche in questo caso il nome, la denominazione è rivelatrice, perché appunto pensate alla forma di una pera o a quella di un triangolo. In entrambi i casi avremo una parte superiore decisamente più stretta e la figura va poi allargandosi invece nella parte inferiore del corpo. Quindi avremo una parte superiore più sottile e minuta, seno piccolo, vita stretta e addome piatto. Man mano che si scende poi si aumenta un po' di morbidosità, infatti avremo i fianchi arrotondati e qualche chiletto in più, soprattutto nella zona di gambe e glutei. In generale la donna pera di solito ha una taglia in più di pantaloni rispetto al top, diciamo, rispetto al pezzo di sopra. Avremo poi la donna rettangolo. Il rettangolo presenta una mancanza di forme e rotondità, potremmo dire così. Quindi le misure della circonferenza del torace, della vita e dei fianchi tenderanno ad essere molto simili tra loro. I chili in più quindi si distribuiscono in maniera uniforme lungo tutta la figura per quanto riguarda il rettangolo. Poche curve, seno piccolo e bacino stretto, punto vita poco definito, in una sorta di equilibrio tra la parte alta e la parte bassa del corpo. Abbiamo poi la mela o triangolo invertito. Perché triangolo invertito? Rovesciate un triangolo nella vostra mente, anzi no, ve lo metto. Ecco, vedrete che in questo caso, anziché avere la punta rivolta verso l'alto, avremo la punta rivolta verso il basso. Questo cosa ci suggerisce? Che la parte più ampia, più possente del corpo sarà quella superiore, al contrario quella più minuta sarà quella inferiore. Avremo quindi il busto più ampio dei fianchi. In questo caso arti sottili ma spalle larghe. Manco a dirlo, il grasso tenderà ad accumularsi nella parte alta del corpo, braccia, petto, spalle. La taglia del reggiseno di una donna a mela dunque sarà sempre più grande rispetto a quella degli slip. Il seno in questo caso è bello prosperoso, il punto vita poco definito, il bacino stretto e un lato B poco pronunciato, con gambe snelle. Infine abbiamo la clessidra. Molti definiscono la clessidra come la forma del corpo forse più armoniosa, scambiata a volte con quella più bella, però come vedremo poi nelle prossime puntate, scopriremo che in realtà ogni forma del corpo ha il suo tipo di valorizzazione, che quindi insomma alla fine non ce n'è una meglio di altra, ognuna ha i suoi pregi e i suoi difetti. Però è indubbio che la clessidra risulta essere la forma del corpo forse più equilibrata. Avremo spalle e bacino assolutamente in linea, quindi delle stesse dimensioni, della stessa larghezza o quasi. Il seno è proporzionato, la vita è stretta e i fianchi sono rotondi. Il grasso nella donna clessidra si distribuisce in maniera piuttosto uniforme e anche le gambe e le spalle risultano proporzionate. Beh, che ne pensate? Conoscevate già la teoria delle forme del corpo o vi ho aperto un nuovo mondo? Cosa mi dite? Avete già più o meno individuato a quale forma potrebbe corrispondere il vostro corpo? Avete già fatto un'analisi accurata delle vostre proporzioni? Beh, se sì, naturalmente scrivetemi qui sotto nei commenti non solo cosa ne pensate, ma anche a quale forma del corpo credete di appartenere. Questa naturalmente era solo una prima puntata generica, introduttiva alle forme del corpo femminile. Infatti nelle prossime puntate, assolutamente da non perdere, per questo vi invito oltretutto a iscrivervi al canale, a cliccare sulla campanella, vedremo come valorizzare nel dettaglio ciascuna forma del corpo attraverso l'abbigliamento, ma non solo, perché vedremo queste forme del corpo anche declinate più specificatamente in maniera curvy e plus size. Dunque, se questo video vi è piaciuto, lasciatemi un like, un commento, perché a me fa sempre piacere sentire la vostra voce e come sempre vi dico, non vedo l'ora di leggervi e di rispondervi tutte.
Iscrivetevi al canale appunto per non perdervi nessun video. Prima di andare via vi ricordo che domani, mercoledì, uscirà il nuovo video sull'altro canale, Mi sto viaggiando addosso, e domani in particolare vi porteremo a Puerto Demogan, chiamata la Venezia delle Canarie. Quindi fateci poi sapere cosa ne pensate a proposito di questa affermazione sull'altro canale. E niente, quindi domani vi aspetto di là, e per il momento a me non resta che mandarvi un bacio e un abbraccio e darvi appuntamento, come al solito, al prossimo video. Ciao!